fosse malinconica, se fosse pentita e disonia. Pentita, sì, ti volete bene. Io mi ho paura. Ma di che? Ma di tutto. Mi pare che tu non è possibile. È che gli uomini non siete così costanti come lo siamo noi uomini. Ecco, hai questo torto, amore mio. Io ti adoro, ti amerò fino alla morte. Sono entrato in questa casa fingendomi quello che non ero. Guarda, signore, sono passato a servo. Ho cambiato il mio nome. Ho dimenticato la mia famiglia, il mio passato, il mio paese, me stesso. Perché? Non ho fatto tutto questo per amor tuo? Di che cosa mi rimproveri, ingrata? Non ti rimprovero, ma lo sai che cosa. Forse è per questo, ma mi pare che la felicità vera, sia lontana. Forse con un padre diverso dal mio. Sì, certo, tuo padre, l'eccesso della sua avarizia, la rudezza con cui vi tratta. Ma fortunatamente tu e tuo fratello siete saggi. Però non bisogna disperare. Io non ho perduto tutte le mie speranze di riabbracciare la mia famiglia e di riavere tutti i miei beni. Tu capisci che se io riprendessi il mio nome, tuo padre acconsentirebbe di buon grado al nostro matrimonio. Per questo è bene che io mi allontani, che io parta. No, padre mio, non lasciatemi. Ma è per persuadere tuo padre. Lo persuaderemo poco a poco, con le buone maniere. Egli ha tanta stima di te, non si fida di altri tranne che di te. Perché ho saputo prenderlo per il suo verso. Tu sai quante difficoltà ha messo avanti per prendermi al suo servizio. Solo quando gli ho detto che sarei venuto gratis, allora mi ha preso subito. Ho capito che bisogna assecondarlo, adularlo, e l'ho fatto. Egli ora opera e pensa come opero e penso io e viceversa. Ad un patto però, che non si tratti di denaro. Di denaro non se ne deve parlare. Davanti a quel discorso non si ragiona. Se non fosse per questo, guarda in che stato si è ridotto il mio povero fratello. Tuo fratello ha avuto il torto di non averlo saputo prendere per il verso giusto. Anzi, non fa altro che farlo irritare. Aspetta, non fa senza muoverti, hai capito? Eccellenza, ma se mi metti il padrone, che succede? Il tuo padrone sono io e chiunque ti vede, che questo ordine te l'ho dato io. Va bene, eccellenza, come vuole coscienza. Mio fratello. Me ne vado, Elisa mia. Mio padre si ostina a lasciarmi nella custodia, giuro che faccio un colpo di testa e me ne vado da questa casa. Ma dimmi, che ti succede? Succede quello che mi doveva succedere. Quello che mi succederà poi, lo sa Dio. Ma dimmi di che si tratta. Con me puoi parlare, lo sai. Sì, lo so. Te posso parlare, ti posso confidare. Si tratta, ti voglio bene ad una ragazza. Che sono innamorato pazzo. E non so come devo fare. E perché? Perché sicuramente la prima cosa che il mio signor padre mi dirà sarà: qual è la sua dote? E quanto ha? Niente. Bene. E chi è? Un angelo. Un vero angelo. Per la bellezza, per i costumi, per tutto. La conosco io? No, non la conosci. È arrivata da poco, è forestiera. Si chiama Mariana. Abita qui vicino. È orfana di padre, ha solo la madre. Una buona e santa donna. Povera, malaticcia, asmatica. Se tu la vedessi questa ragazza. Di quello che mi dici già la vedo. No, qualunque descrizione non potrebbe mai dartene l'idea. Sì, ma che fare? Che posso fare? Dillo al signor padre, sarebbe tempo perso. Ribellarmi alla sua volontà, peggio di peggio. L'avarizia di mio padre che mi priva di tutto, i creditori che mi perseguitano, il sangue che mi brucia. Va a finire che prendo una decisione drastica. E che fai? Mi uccido. Se fosse ancora viva nostra madre, non ci saremmo arrivati a questo punto. Guarda, spia, sempre spia nella mia casa, non la voglio gente a sposa, guarda, guarda, sì,
Che ci fa? Il signor padre. Andiamo. Solo a sentirlo parlare mi sento il cuore in gola. Guarda, che cosa mi stai rubando? Che cosa devo rubarvi? Tutto ti stai portando. Ma se voi chiudete tutto e fate la guardia giorno e notte? Questo vorresti, è vero, che lasciassi tutte cose aperte e chiudessi gli occhi. Ti sbaglio, caro mio, figlio a campo. Non mi fido di questo calanfuomo. Questo sicuramente deve sapere qualche cosa. Sì, non facciamo che tu pensi che io tenere nascosto. Tenere nascosto è voscino? Sì, guarda, che me le deve dare a me. Questo dicevo io, chi ce li deve dare? Non spargere questa voce. Un nascosto vista, sempre lo stesso è per voi, eccellente. Che fai, filosofo? Guardate che me... dove stai andando? Alza le mani. Che cosa ti stai portando? Fammi vedere la mano. Che cosa mi devo portare? L'altra. E quanti mani ho? Nei pantaloni niente. Coscienza, guardi. Questi pantaloni larghi sono fatti apposta per portarsi ben di Dio. La forte ci vorrebbe per voi altri, la forte. Come mi piacerebbe del rubare. Che cosa vuoi, amore? Dico che coscienza può perquisire. È quello che sto facendo. Maledetta l'avarizia e gli avari. Chi sono gli avari? La peste degli uomini. Di che stai parlando? Cosa interessa, coscienza? Vi credete che parli di voi? Lo credo, che fai, lo spiritoso? Guarda che ti faccio assaggiare il legno. Maledetta l'avarizia. Silenzio! E neanche con l'avarizia me la posso prendere. No! Non sto parlando di nessuno. E io ti tiro le orecchie. Avete il carbone bagnato. Silenzio, zitto, no. Basta. Coscienza, qui c'è un'altra tasca. Guardi cosa c'è dentro. Guardalo, ma te lo lascio per scrupolo di coscienza. Se ti sei portato i denari. Magari gli potessi rubare i denari. Gentaglia infame truffaldina, come si fa a guardarsi da questa gente? Beato che non possiede niente in campo felice. Dove li posso mettere questi 5.000 denari che mi hanno portato questa mattina? Della cassaforte non mi fido, come l'esca per il signore là. Saranno sicure nella cassettina che ho seppellito nel giardino. Va bene che il luogo è fuori mano, non mi ha visto nessuno, ma saranno sicure. E chi ascolta dietro le porte, speriamo che ci deve morire il padre. Padre! Padre mio! Che cosa volete? Che cosa facevate? Niente, signor padre, siamo venuti a baciare le mani a coscienza. Da quanto tempo siete? Ora. Avete sentito qualche cosa? Di che? Di quello che stavo dicendo. No, signore. Stavo dicendo che di questi tempi è difficile avere 5.000 denari. Avete sentito voi altri? Non abbiamo sentito. Eravamo di là perché non vi volevamo disturbare. Allora, intendiamoci, magari voi pensate, magari voi credete mai al mondo che io possa avere 5.000 denari. Noi non c'entriamo negli affari di coscienza. Magari avessi 5.000 denari. Non li avete? È vero, coscienza. E che me ne dovrebbe dare? Se avessi 5.000 denari avrei modo di lamentarmi che i tempi sono così brutti? Se avessi 5.000 denari li metterei nella cassettina. E intanto chi glielo leva dalla testa la gente che coscienza è ricco? La gente, gendarme, malelingua, linguaccia d'inferno. Io ricco, che a malapena sto in piedi. Si vede dove sono tutte queste ricchezze. Per questo vi collego. Signori miei, anche i miei figli mi tradiscono. Ma perché? Che stiamo dicendo? Che siete ricco? Signor sì, perché spargete questa voce. E con questo gran lusso che fate, un giorno o l'altro, sapete che sono pieno di denari. Per derubarmi le ranne ad ammazzarmi fino in casa. Prima di tutto per causa tua. Che cosa c'entro io? Ma non c'entra. Le mani scapestrate che fai? Tutte queste sarte, e servitore, carrozze, cavalli. E questa tua signora sorella, tutto ben detto e pulito. Da dove viene tutto questo sfarzo? Sicuramente sono denari che avete rubato a me. La coscienza, infatti siete voi il tipo da farsi derubare. E allora da dove vengono tutti questi denari? Dal gioco, ve l'ho detto, io gioco e vinco. E fai male, perché uno che gioca e vince non deve scialoppare. I denari si devono mettere da parte perché un gioco possono servire. E poi non capisco a cosa servono tutti questi nastri e nastri.
Tra nastri, nastrine, belletti e monine, tu e tua sorella avete addosso non meno di 40 onze, e 40 onze all'8% fanno 2 onze e 12 tapi al mese. Di coscienza avete ragione. Io ho sempre ragione, siete vuoti di cervello e basta, parliamo tanto. E perché si fanno segni? O vuoi vedere che cosa lo devo fare? Che cosa state confabulando? Coscienza, non vi arrabbiate. Signor padre, mio fratello ed io volevamo parlarvi di una cosa. Denaro non è. Non si tratta di denaro. Allora potete parlare. Parla tu. No, parla. Insomma, chi è che deve parlare? Volevamo parlarvi di matrimonio. Di matrimonio? Bravo. Anch'io volevo parlare di matrimonio. Anche coscienza? Sì, sì. Io ormai sono vecchio e voi siete grandi e un padre sa quello che vuole per i propri figli. Ho riflettuto e sono sicuro che sarete contenti. Avanti, sedete. Cominciamo da te, che sei il maschio e sei più grande. Conosci una giovane che abita nel vicinato di nome Maria? Oh, padre mio, se la conosco. E tu? Ne ho sentito parlare. Che bella. Bellissima. Si dice che i suoi costumi... Preziosi. Da dove? Che età vuole? Ma all'incirca qualche anno meno di me. Non ti pare che potrebbe essere un buon partito? Buonissimo. Già, pare che non le manchi nulla. Però in quanto di denari mi dicono non è che ne abbia tanti. Ma no, a cosa servono i denari quando si tratta di sposare una giovane onesta? Cosa c'entra? I denari servono sempre. Comunque io ho preso le mie informazioni e pare che qualche cosa la madre gliela dà. Certo però che se si potesse trattare di più, l'affare non sarebbe male. Padre, non c'è bisogno di niente. Tanto più. Allora, viste considerato che la picciotta mi piace, che è preziosa, e qualche cosa di denaro ce l'ha, io sono deciso. Deciso a che? A sposarmela. Coscienza! Io, perché tutta questa meraviglia? Donna Madonna, coscienza si vuole maritare, e si vuole maritare con Donna Marianna! Tu, ora hai detto che la picciotta di piacere, che era preziosa, non capisco perché tutto questo frastorno. Niente. Non sono forse libero delle mie azioni. Liberissimo, meglio che me ne vada. Oppure devo andare con te. A me? No, io so poco. Va a pigliare un po' d'aria e così stai. Sì, è meglio, mi sento una cosa qua. Ti dico il bicchiere d'acqua, questa cosa cala. Io come ci vorrebbe per spegnere questo inferno? Acqua, che fa bene, specialmente oggi che è vigilia e si digiuna. Un giorno sì e un giorno no, in questa casa è vigilia. Guardate che è bello, se ne spagna, ignorante. Questa è grossa! No. Che bella gioventù che c'è di queste gente. Come si arrabbiano per niente? Io lo so che cosa tuo fratello. Lui pensa che se io mi sposo viene a perdere l'eredità. Ma io ho pensato anche a questo. Voglio che si mariti pure lui. C'è una vedova, poca zia morta, si marita. Ricchezza a palati. E vedrai che sarà contento. In quanto a te ci ho pensato pure. Voglio che ti mariti pure tu. Ho trovato un partito convenientissimo. Il signor Don Anselmo. Don Anselmo? Persona seria, giudiziosa, incappata, ricca. Che manco lui sa quanto possiede. Non sei contenta? Io non mi voglio maritare. E io invece voglio che tu ti... Perdonate, signor padre. Perdonate, signora figlia. Ho dato la mia parola. E questa sera si firmerà il contratto di matrimonio. Stasera? Ah no! Ah sì! Coscienza, non potete obbligarmi a fare quello che non voglio. Questo è quello che dici tu. No, è quello che fai. E che fai? Sentiamo, che fai? Piuttosto, mi ammazzo. Ammazzi, questa parola non la devi nemmeno pensare lontanamente. Lo sai quanto costa un funerale di questo tipo? Insomma, non ti ammazzi a te marito, perché è così che voglio. Insomma, basta. Si è mai vista una figlia parlare così con il proprio padre? E si è mai visto un padre maritare così la propria figlia? Ma come? Ah, meno male che qua c'è l'intendente. Vediamo che cosa dice lui. Valerio, entra Valerio. O signoria che è una persona giudiziosa e saggia. Dunque qui c'è una questione tra padre e figlio. Coscienza, che mettete qua vicino a me, volere, non stare lontano.
Ora la coscienza che è la persona più quadrata e più seria di questa casa, mi deve dire in tutta sincerità chi ha torto e chi ha ragione. Ma sicuramente voi, eccellenza. Ti persuadi? Ma come? Qual è io senza sapere il fatto che hai ragione? Eccellenza, qualunque sia il fatto, voi avete sempre ragione. Hai capito? Ora vedi Valerio, c'è una questione tra padre e figlio. Ora mi dovete dire, può un padre, anzi deve un padre, fare l'interesse dei propri figli, fare tanto quanto vuole lui e con chi vuole lui? Certamente. Ti persuadi? Io voglio che la mia signora figlia questa sera firmi il contratto di matrimonio. Voglio dargli per marito un uomo virtuoso e saggio. E per tutta risposta questa mia signora figlia, non tenendo conto della mia benevolenza e dei miei sacrifici, mi dice che non si vuole maritare, che si ammazza e che so altro. Che mi dici tu, Valerio? Che mi dici? Che me ne pare? Ma guarda, dimmi Valerio. A me pare che Vossignoria abbia ragione, ma non escludo che donna Elisa possa non avere torto. Un partito del genere, una persona seria, giudiziosa, ricco, senza eredi, senza figli, signor Don Anselmo, non è poi così tanto vecchio da buttare. Ah, Don Anselmo, ma sicuro, un partito vantaggiosissimo. Mi pare. Ma sì, certo, forse la vostra figliola, presa un po' così alla sprovvista, avrà potuto ritenere un po' precipitoso firmare il contratto questa sera stessa. Ho dato la mia parola. Ah, bene. E per questo si potrebbe prendere un po' più di tempo. Ma che tempo è tempo, Valerio? Questa è una fortuna che bisogna afferrare per i capelli. Dove lo trova un altro che se la piglia senza dote? Senza dote? Donna Elisa, basta. Questa è una ragione che non si discute. Figuratevi chi è risparmio. Sicuramente. Ma io! Ma io che cosa? La vostra figliola vorrebbe dire... È vero che il matrimonio è una questione di grande importanza, che si tratta di essere felici o infelici per tutta la vita, ma il padre risponde... Senza dote. Ecco, com'è possibile contrastare una ragione come questa? Donna Elisa, voi avete torto, bisogna arrendersi, non c'è che fare. Mi è sembrato di sentire abbaiare un cane nel giardino. E se ci fossero i ladri? La cassettina! La cassettina, la cassettina! Ma sei pazzo! Zitta, non temere! Sono ancora sorpreso per la notizia, ma l'ho fatto apposta per non metterlo in sospetto e non inasprirlo. Se agiamo di petto, guastiamo tutto! Bisogna giocare d'astuzia con lui, prova anche tu ad assecondarlo. E poi? E poi il Dio provvederà. Ma non c'era nessuno nel giardino. Così, donna Elisa, come vi dicevo, il padre, prima di tutto, il padre non può che volere il bene dei propri figli. Egli è padre e padrone. Bravissimo Valerio. Dico bene, eccellenza. Eccellenza. Lasciate fare a me. Imparate, donna, che il denaro è la cosa più preziosa di questo mondo. E voi dovete ringraziare il cielo di aver avuto un padre come il vostro. È vero, ci sono dei padri che non sacrificherebbero le proprie creature all'interesse. Ma quando un uomo si offre di sposare una ragazza senza dote, chiunque esso sia, giovane o vecchio, brutto, malvagio o virtuoso, il senza dote tiene luogo di tutto, dell'età, della bellezza, della virtù, della nascita e dell'onore. Valerio, benedetta quella madre che ti ha fatto, tu dovevi essere mio figlio. Thank you.
suo signor padre mi ha mandato via. Dice che la Coscienza lo deve aspettare nella strada. Il signore, mio padre, sempre lui. Tu non sai cos'è successo? Si vuole maritare. E lo sai con chi si vuole maritare? Con la stessa ragazza a cui voglio bene io. Che cosa mi state dicendo? Ho deciso di rompere col mio signor padre. Ma mi servono questi 15.000 franchi. Di denari ho bisogno, di molti denari. E poi vedremo chi vincerà. Ci sei stato dal mediatore, la cosa è te. Ah, padroncino bello, che disgrazia capitare nelle mani degli usurai. Cos'è? Non si fa l'affare? Mastro Simone, il mediatore, dice che ha fatto il possibile e l'impossibile per voi. E anche se vi conosce solo di vista e non sa chi siete, gli fate pena e simpatia. Ma quindi me li dà o non me li dà questi 15.000 franchi? Per darvi i veri dà. Coscienza, infatti, è un altro. Qui c'è un articolo che ha dettato lo sborsatore stesso al mediatore. Sentiamo. Supposto che il mutuante veda tutte le garanzie e che il mutuato sia maggiorenne e di ricca famiglia, si redigerà in piena regola per mano di mastro notaio da scegliersi dal mutuante medesimo. E qui non c'è niente da dire. Il mutuante, per scrupolo di coscienza, non vuole prestare il suo denaro che al 5%. Al 5%? Ma è vestissimo! Aspettate. Poiché il predetto mutuante non dispone di tutta la somma in questione per fare cosa grata al mutuario, è costretto egli stesso a farsela prestare all'interesse del 20%, quale 20% rimane a carico del debitore al 5%, atteso che il mutuante addiviene all'operazione a semplice titolo di cortesia. Chi è questo ebreo, questo arabo, che mi favorisce sui denari al 25%? Te lo dicevo io, queste sono cose che dovete risolvere voi. Come devo risolvere? Il cappio al collo, prendere o lasciare. Questi denari mi servono, quindi devo accettarli a qualunque costo. E non ho ancora finito. Che c'è ancora? Dei 15.000 franchi che si domandano, il mutuante non può sborsarne che 12.000. Per il rimanente il mutuario darà il corredo, la biancheria e i gioielli elencati alla nota che alla presente si allega. Che significa? Qui c'è la nota. Un letto matrimoniale con i bordi a punto di Venezia, con coltre di lana dello stesso colore e 6 sedie, tutte in buono stato. E cosa me ne devo fare? 3 moschette intarsiati di madreperla con relativi cavallette. È pazzo. Una chitarra napoletana, una scacchiera, un gioco di dama e un gioco dell'oca, una grande lucertola imbalsamata che si usa a pendere al soffitto, una sputacchiera di smalto e un orinale di terracotta. Il tutto si cede onestamente al prezzo d'occasione di 3.000 franchi. Onestamente? Onestamente dici? Ma che se lo prenda la peste, è l'altro assassino che è. Non solo mi favorisce i suoi denari al 25%, ma devo anche prendermi questi vecchi fondi di magazzino che non varranno più di 100 franchi per 3.000. Si dice o ti mangi questa minestra o... Non so, se non fosse per questo. La malizia di mio padre dove mi porta, povero me. Su, dammi queste carte e qua sveglia. Non facciamo che poi debba succedere qualche guaio. Avete preso le vostre informazioni, il figlio, il padre chi è, e se hanno denari, se hanno palazzi, terreni, se possono pagare. Non ho avuto tempo, scienza. L'affare mi è stato portato questa mattina da una persona vicina allo stesso giovane, la quale mi assicura che se coscienza vuole si impegna a farlo il bel padre prima di 8 mesi e non a madre. Bella questa clausola, ma Mastro Simone mi piace. La carità verso il prossimo fa fare tanti sacrifici. La
sta nostro Simone con vostro padre? Forse hai detto che ero io. Eccellenza, no? Hai avuto tanta paura da venirmi a cercare fin qui? Eccellenza, vi giuro che non lo dissi io che eravate voi lo sbossante, ma del resto sono buona gente e vi potete parlare tranquillamente. Con chi? Con la persona che vuole 5.000 franchi. Costui mio figlio. Madonna mia, mio figlio! Lui era lo sbossante, santi cancagli, aiutatemi voi! Tu sei che tu vuoi rovinare facendo questa gran razza di te? Coscienza, coscienza, siete che fate questa gran razza di prestiti. E hai la faccia di presentarti davanti a me. E coscienza, avete la faccia di presentarti davanti alla società. Non ti vergogni di dilapidare così un patrimonio che tuo padre si è fatto a sudor di sangue e di sacrifici. E coscienza, non vi vergognate di questa usura che fa schifo e di prezzo. Guarda come parli, uomo senza coscienza. Chi è senza coscienza? Chi chiede quello che non ha o chi ruba quello che non gli serve? Guarda, guardale, per rispetto per suo padre. Sì, padre, per mia disgrazia. Esci, ti ho detto, esci, vattene. Me ne vado perché non reggo più, ma non finisce bene. Non finisce così. E caro, l'affare era buono, il ragazzo poteva pagare. Mi voleva fare morire prima di 8 mesi. Ma ora che so questo, lo devo tenere d'occhio. Poche miserie che se ne andava nel giardino, a cassettina, a cassettina. Vi do il buongiorno, ma vi presto il buongiorno. Oh, niente, se per questo so io come lo devo spremere e come lo devo raggirare. Io so quello che devo fare per trovare il punto debole e fargli aprire le tasche. Ah, questa volta però, cara Frusina Bella, vuol dire chiedergli troppo e si può... E sono per vedere il cammino adesso. Dunque, donna Frusina, che novità mi portate? Prima di tutto, vi bacio le mani. Questa mattina la scienza è il ritratto della salute. Dio sia lodato, quanto siete bello! Io? Avete un colorito che sembra una rosa. Siete davvero? Giuro, sembrate un picciotto di 25 anni. Che poi, come sono belli i giovanotti di questi tempi, tutti mosci e trasandati. Il fatto è che giocano, si sfruttano, fanno debiti. Scienza invece? Io sono fatto di un'altra pasta, eccomi, 60 anni. Sì, grazie del cielo, vi portate bene. Suonate, Frosina, suonate. Mamma, come vi portate bene? E poi, cosa sono 60 anni? Il fiore dell'età, il pieno giudizio. Scelto quello che 20 anni di meno, non mi sarebbe un dispiaciuto. E cosa dovrebbe fare, coscienza? Camperà 100 anni.
è davvero... Ve lo dico io. Non lo vedevo, scienza. Cosa ha dentro l'occhio? Che cosa ho dentro l'occhio? Mi permette? Ah. Oh, eccolo! Che c'è? Magnifico! Che c'è così? Il segnale di una lunga vita. Vi intendete anche di questo? Io mi intendo di tutto. Su, mi dia la mano. No, questa che ce l'ha di nuovo. Per Dio, guarda un po'. Che c'è, Frasina? Come ce l'ha lunga, coscienza? La vedi questa linea quanto è lunga? Ah. Questa è la linea della vita. A che dicevo io 100 anni? Proprio no. Di meno. Di più, di più. 120, 140. 200. E perché no? Coscienza arriverà a vedere i figli dei suoi figli. Non muore, no. Dovrebbero ammazzarmi per morire. Così speriamo. Dunque, Frasina, ditemi. Come vado a fare? Magnifico, eccellenza. C'è bisogno di chiedere. Quando mi ci metto io riesce sempre tutto. E ditemi, avete parlato con la madre? Certamente, abbiamo parlato per più di un'ora. E quando mi ci metto io, le ho detto che a coscienza piaceva la ragazza ed era intenzionato a sposarla. E lei che ha risposto? Era contentissima, non le sembrava neanche vero. Che l'avete detto che questa sera a casa mia c'è festa? Certamente, però non può venire perché è malata e non esce di casa. Però manderà sua figlia. Ah, così devo invitare anche lei. E me? Ci mancate solo voi, già siamo troppi. Vi faccio fare una passeggiata in carrozza, siete contenta? Oh sì, da quanto tempo non vado in carrozza! E ditemi una cosa, Frosina. Laddove? Sì, certamente. La ragazza mi porterà 12.000 franchi di rendita. 12.000? Forse di più, ma non di meno. Contati e sonanti. E chi hanno terreni, vigne, palazzi? No, meglio. Molto meglio. Prima di tutto, la ragazza è abituata a mangiare poco. Pane, latte, insalata, frutta. Di conseguenza non c'è bisogno di apparecchiare la tavola né la mattina né la sera. E questi, dico poco, sono almeno 3.000 franchi di guadagno all'anno. In secondis la ragazza non è vanitosa, un vestitino di mustola le basta. Non porta anelli, né bracciali, né orecchini. Non fa lussi, non vuole mobili né tappezzerie. E questi, dico poco, sono altri 4.000 franchi. Infine non ha il vizio del gioco, come solito delle spose novelle. Ne conosco una, coscienza, che quest'anno, a 30 a 40, ha perso 25.000 franchi. 25.000? Vogliamo considerare la quarta parte, o ancora meno. Vanno bene 5.000. E allora 5 di gioco, 4 di vestiti, 3 di mangiare, fanno 12.000. Belli, senza spine, senza ossa. Tanto fanno. Non credete? Sì, ma io veramente... Ma non sono tutti i denari che vostra signoria risparmierà? Frosina, io qualche cosa la voglio toccare. Beh, se per questo c'è tanto da toccare. Al loro paese hanno terre, palazzi, vigne... Vabbè, quando è così, vabbè. E ditemi una cosa, Frosina. Non facciamo che poi ti può succedere qualche cosa, qualche guai, guarda. Ma cosa stai pensando? La gente potrebbe parlare. La gente potrebbe parlare solo per invidia. E poi c'è un'altra cosa. Se io non le piacessi. Ma che dovrebbe piacerle? Un giovane? Oh, si vede proprio che coscienza non la conosce. Quella sbianca quando sente parlare di giovanotti. Dice che sono molto sconclusionati. E perché non ha ragione? A donna Marianna piacciono solo uomini posati e assennati. Davvero mi dite? Giuro! È contenta solo quando può parlare con un bel vecchio con una bella barba. Anzi, più sono vecchi, più le piacciono. Se mi vuole ascoltare, non deve fingersi più giovane di quello che è. A donna Marianna piacciono gli uomini di 60 anni. Vuole che le faccia una confidenza? Avanti, forse. 3 mesi fa si stava per sposare. Ebbene, ha mandato a monte il matrimonio, perché al momento di firmare il contratto si è accorta che il pretendente aveva 56 anni e non aveva messo gli occhiali per firmare. Ma che mi dite, Frosina? Dico che non può vedere i nati senza occhiali. E questo non è tutto, coscienza. Oh, coscienza, non puoi immaginare fino a che punto arriva la sua passione per i vecchi. Per esempio, in camera sua di 4 mesi al muro. Ma non credete che rappresentino i ritratti di giovani tipo Apolli o Adam? Assolutamente! Noè, Saturno, Nettuno e tanti altri vecchi con
infatti non capisco com'è che alle giovani di oggi possono piacere questi giovani moderni. Poverine, sono pazze! Con tutti quei scioncoli! Invece un uomo elegante come Coscienza, così dovrebbe essere vestito un uomo per piacere ad una donna. Come mi sembra, Fresina? Mi sembrate un quadro! Fatevi vedere, giratevi, giratevi! Ma che bella roba che avete! Che avete detto così? Ah no, dico che bella schiena, guarda un po'! Solo su, camminate, camminate! Ah, così, non mi sembra una bretta con le ali! Se non fosse per questo maledetto Catà. Ma no, questo è niente. E poi, Crescenza, anche quando tossisce è aggraziato. Così? Madonna Marianna, chi ha mai visto quando passa sotto il suo balcone? Oh no, ma che dice, non si affaccia mai la ragazza. Oh. Però io gli ho parlato molto di Coscienza, bravo, delle vostre ricchezze, bravo, della gran casa. Bravo, bravo, bravo. Non mi dimenticherò mai quello che avete fatto per me. Ah, oh, beh, allora avrei una preghiera da rivolgervi. Oh. Eccellenza, ho una causa molto importante che sto per perdere perché ci vorrebbero dei denari. Se Coscienza mi desse qualcosa... Ma perderete, donna Frosina, ma perderete! Ma madonna Marianna, donna Marianna, impazzisce quando la vede con questi pantaloni, con gli occhiali, con questa barba! Donna Marianna, impazzisce! Eccellenza, se perdo questa causa, sono rovinata, se mi deste una piccola cosa... Ma quando siete insistenti, vi ho detto che la perderete! Presto, presto, donna Frosina, presto! Allora me lo fate questo favore? Presto, tornate presto, donna Frosina. Quando venite con donna Marianna, venite di mattina, se no la sera consumiamo le candele. Eccellenza, questo favore vi domando. Non ti sarò grato per tutta la vita, non lo dimenticherò, no! Andiamo! Vecchiaccio del diavolo! Spero gli venga una febbre maligna. Meglio che me ne vada. Come andate, Cenisa? Voglio tutti qui, fate venire mie figlie e tutta la servitù. Tutta la servitù? Ma se siamo due soli! Ma fai ordine? Tutta la servitù, qua! Ora, devo dire, donna Marianna, io mi vedo con questa qua. Con questi occhiali, con questi pantaloni, ma è impazzito! Questa sera verrà gente a casa, persone che riguardano. Verrà il signor Don Anselmo per firmare il contratto di matrimonio con la mia signora figlia. E poi verrà una signora che interessa a me. Ho deciso di invitarli a cena. A cena? È diventato matto! Dunque, voglio che mi fate fare una bella figura.
aprite bene le orecchie e state attenti agli ordini che vi do. Cominciamo da voi, donna Claudia. Brava, sempre pronta con le armi in buco. Voi avete il compito di spazzare tutta la casa e di spolverare il mobile, ma con delicatezza, senza strofinare troppo, se no si consuma. Intanto mentre noi siamo a tavola starete attenti a tutto ciò che si toglierà dalla tavola. Tutto ciò che si ruba o tutto ciò che si rompe ne sarà addebitato nel prossimo stile. Ci siamo capiti, potete andare. A voi due per le spicchi, ma non si affettate. Andate qui subito. Voi avete il compito di sciacquare il bicchiere e di servire da bere agli invitati. Ma senza stimolare! State lontani, fatevi chiamare 3, 4, 5 volte. Quando vedete che hanno la bocca secca, non gli date un dito di fuoco così. Ci siamo capiti. Eccellenza, Cucenza, avremo le divise nuove a questa occasione. Divise nuove perché non puoi servire così a tanto. Ho un po' di pantaloni macchiati di oro. I miei pantaloni, Eccellenza, parlando con tutto rispetto, sono tutti bucati qua dentro. Tu sei con la squadra a bordo. E io? E tu prendi una coppola e te la metti davanti alla macchia. Forza, fai là. Tu starai attento a tutto quello che si toglie dalla tavola. Mi raccomando, chiudetela bene nel ripostiglio a chiave, se no se ne vuole. Intanto prima di cena ti vai a preparare perché farai una passeggiata in carrozza con donna Mariana. Ci siamo capiti? Fila. Ma con signorina, sono disposto a dimenticare ogni cosa se riceverete degnamente donna Mariana. Non vedo perché dovrei riceverla malamente. So quello che dico. Di solito i figli non vedono di buon occhio le matrigne. Come matrigna di certo non potrò abbracciarla, ma come donna Marianna non c'è motivo per non farle un'ottima accoglienza. Ci siamo capiti, puoi andare. A noi due, va bene. Come andate, signoria? Ma c'è Giacomo! Guardate, tenita, ma voi adesso avete bisogno del cuoco o del cucchiaio? Tutti e due, bisogna preparare una cena. No, l'uno del cuoco, come io. E voilà, monsieur! Je suis le chef! Ma votre hôtel est complète à disposition in cucina con la mia ampia soffazione! Voglio che vi fate fare una bella figura, bisogna preparare un cena. Se Cucenza mi toglie dei denari. Denari? Denari! Denari, non si sente parlare altro in questa casa che di denari. Questa parola è diventata il suo cavallo di battaglia. Non si è mai sentita una parola così impertinente. Bella abilità a fare bella figura con molti denari. La verità sta nel fare ottima figura, non spendendo nulla. Bravo, questa sì che è. E allora, monsieur, spiegatemelo voi questo segreto, perché moi je ne sais pas, perché io non lo conosco più. Lo conosci, non fare lo scemo. Ma si devono comprare le cose, quelle danno più gratis. Ma che si deve comprare se andiamo tutti in casa, il prezzino? L'aglio, la cipolla. Domandati all'intendente, è lui che se ne intende. A me lo deve dire, a me deve dire. Allora, quanti siete a tavola? 8 o 10. Ma facciamo il conto per 8, tanto quanto c'è da mangiare per 8 ci mettiamo. Allora, servono pasta di minestra, salsicce, polpette, falsimati, pesce, l'angusto, salmone, ratatouille, bouquignon, boulet d'anse, e poi le tracotte, escargot, e poi le torte tartare, la soufflé, e poi torte cannoli, le gâteaux. Basta! Ma voi li volete far crepare di indigestione questi signori? Un cacchio ci vuole dare! Il padrone li ha forse invitati per assassinarli? Ma guerriero di figlio! Leggete un po' i precetti di igiene!
Domandate ai medici quanto fa male il troppo mangiare. Parole sante. Imparate, Mastro Giacomo, voi e i vostri pari, che il miglior modo di trattare gli invitati sta nella frugalità. Che bisogna, dice il motto antico, mangiare per vivere e non vivere per mangiare. Che bello morto! Com'è che dice che non bisogna mangiare per vivere? No, non bisogna vivere e non mangiare. Che dice, qual è? Che bisogna mangiare per vivere e non vivere per mangiare. Ma che bello, ma dove l'hai preso? Hai capito di un anno? No! Valerio, questo motto lo voglio scritto a lettere d'oro in cucina. Eccellenza, d'oro? Mi muori solo roba, no? Meglio lo scriviamo con carbone, guarda. Sta bene. Quanto alla cena, non vi preoccupate, ci penserò io, so quello che devo fare. Bravo, pensaci tu, Valerio, che ti temi fitto. Abbiamo un po'. Almeno con meglio problemi e pensieri. Valerio, secondo me ci vorrebbe roba di sostanze che riempie subito lo stomaco. Per esempio, patate bollite. Patate bollite acqua. E patate acqua, e patate sì. Così le patate con l'acqua aumentano il volume e si arrivano. Poi se vogliamo essere magnanimi ci facciamo un imbottito di lattuga. Non dovrebbe stare leggero. Che dici tu, Valerio? Ah? Lasciate fare a me. Ora, Mastro Giacomo, bisogna preparare la carrozza. Oh, eccellenza, qui necessità di... Ecco, che è? Oh, mamma! E quante volte io ho detto che bisogna preparare la carrozza e strigliare i cavalli. I cavalli, Cilino. I cavalli, che sei sotto? Poi gli animali non possono camminare. E poi dove sono questi cavalli? Oh, bello, dove sono? Nella stanza. Ma si stanno muovendo? Sono ridotti pelle e ossa. Non dico che stanno sulla paglia, perché di paglia non ne hanno ricevuto neanche un filo. Ma se l'altro paglia l'ho comprato 3 mesi fa. Stanno buttati in terra, povere bestie, povero pietà. Oh, bene, perché? Pare grande giuro che coscienza gli ha fatto fare. Ti giuro, ma se non fanno niente. E perché non fanno niente, non devo mangiare. Sarebbe meglio lavorassero tanto e mangiassero tanto. Ma perché mangiano poco? Poco? Niente! È vero che io mi tolgo il pane di bocca per loro perché li considero e ho pietà per il prossimo. Ma cosa può fare un tocco di pane ogni tanto? Ma vabbè, alla fine non è che devono fare il giro della Mecca. Il tempo che vanno al mercato e tornano dicendo non muore tanto. Allora, eccellenza, non vi ricordate com'è finita l'ultima volta sulla salita di Colassi? Com'è finita? Casa non gli afferravo io. Pari il culo, eccellenza! Nel Ticino li avremmo trovati! Io ve lo dico chiaro e tondo, li porto, però come possono tirare una carrozza se non hanno neanche la forza di stare in piedi? Ma che esagerazione, li porto io! Meglio, così moriranno per mano strana, non avrò rimorsi. Mastro Giacomo, fai il filosofo. Eccellenza, ma questa specie di scimmia che tenete vicino comincia a darmi sui nervi. Si intromette in tutto e crede di essere bravo in tutto solo lui, ma... E va bene, allora perché intendete? Per quella gran larga mano che coscienza gli ha dato, intendete? Voi credete faccia i vostri interessi? E con questa scusa mi mette nel sacco voi, la vostra famiglia e tutti quanti. Ma tu guarda che razza di pillanzone! Oh, pillanzone, io quello che devo dire lo devo dire. Eccellenza, voi credete che con tutte queste moine che vi fanno vuole bene? Non è vero! Io che sono nato e cresciuto in questa casa vi dico che nel mio cuore, dopo i miei cavalli, ci siete voi. E mi dispiace sentire tutto quello che si dice alle vostre spalle. E che si dice alle mie spalle? Cosa si dice? Niente. Ora io lo voglio sapere. No, dico niente. Ora me lo devi dire. E c'è niente, cose brutte, poi vi arrabbiate. Cambia un attimo, parla. No, non dico niente, via. Tira fuori il rosso. Se comandate così, io non vedo niente. Avanti, parla. Di voi, eccellenza,
si parla come di un animale selvaggio e si ride alle vostre spalle. Uno racconta che avete fatto stampare un aglio speciale con 8 stagioni invece che 4 a Flavio Vigilio. Un altro dice che non mangiate barlupa le chiave a tavola. Uno dice che avete citato in giudizio il gatto del vostro vicino perché vi ha rubato un pezzo di carne di castrato balzato a mezzogiorno. Un altro, che è stato cocchiere prima di me, racconta che una notte avete rubato la vena dei vostri stessi cavalli, ma siccome era buio e non vi riconobbe, vi siete tolti di quelle bastonate in sua testa che per 2 giorni non poteste alzarvi dal letto. Menzogne, calunnie. Voi non parlaste. Ma ci siete rimasto davvero letto per 2 giorni? Avere il mordito. Insomma, finita, non si può fare un passo senza sentir parlare della vostra tirchieria. Siete una favola di tutta la città. Quando si parla di voi, la parola più gentile che si sente dire è avaraccio, usuraio, fetente, vecchio, ladro, dove io c'è? Non dicevo che mi sarete arrabbiato! Do io l'arrabbiatore! No, vieni qua! Ma no, la schiena al padrone! Forza, la schiena al padrone! Tu sei un ingrato! Tu sei un maledetto! Tu sei un bastone! Un mangiatore tra di me! Uno che non si merita assolutamente niente, niente! Tu sei! Monillo, monillo. Imparate, questa è la ricompensa per la vostra franchezza. Ridete, spero capiti anche a voi. Povero filosofo. Andate, Don Valerio, che io non sono una persona che potrei dire. E se non la finite, vi faccio ridere in un'altra maniera. Oh, mi scusi, voscenza, signor Mastro Giacomo. Ma come volete proprio assaggiare le mie mani? Veramente? Ma sul mio onore! Onore, niente meno. Pare che voi dimentichiate chi sia io. Ma questa è bella. Ma in fondo voi chi siete? Il Papa, il Re? Che? Un tuo padrone, pezzo di squattro. E giù la voce, giù le mani. Questo per ora. Dopo verrà il resto. Bastonato, schiaffeggiato e solo per aver detto la verità. Ma io la verità non la dirò mai più, neanche se mi tra la lingua. Però quel signore intendente la devo far pagare caro. Adesso vado in giardino, nascondo là, e quando che passa io una bastonata in testa con un'altra monticola e poi seppellisco ora stesso nel giardino. Mi devo vendicare. Non seppellisco nel giardino, nel giardino. Madonna mia, mi ha scoperto la cassettina.